Viaggiatori e viaggiatrici, un saluto. Io sono Beppe, vado col camper e vorrei approfittare di questo video per raccontarvi un fatto che mi è capitato. Questo video nasce dal commento di uno di voi, di Antonio, che commentando il video sul passo dello Stelvio mi racconta di un suo ricordo. Lui l'ha fatto nel 69 con una Fiat 500 Ocra e che da lassù ricorda di un panorama maestoso. Ora lui ha 78 anni, vorrebbe tanto ripetere e rivedere quel panorama e si augura che il figlio lo possa portare ancora una volta in cima. Ebbene, questo ricordo mi ha fatto pensare e in me ha stimolato a mia volta un altro ricordo, un'escursione bellissima che abbiamo fatto io e Cinzia esattamente un anno fa in Val di Mello. Per questo motivo ho voluto proporre questo video che ancora non avevo realizzato, perché come Antonio anch'io voglio ricordarmi di quel momento bellissimo, per cui vi invito a lasciare un like se il video vi sarà piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e mi raccomando ricordate, se col camper vai di fretta e vado col camper ti aspetta naturalmente lunedì ore 20 per il video su YouTube e giovedì alle 21 per la diretta sul nostro canale Facebook. Mi raccomando, vi aspetto. Buon video! Benvenute, benvenuti sul canale, io sono Beppe. Oggi siamo in partenza, direzione Val di Mello. Con cosa andiamo via? Ve lo faccio vedere. Con il nostro camper. E allora amici, si parte, finalmente. È un sabato pomeriggio. Decidiamo di partire, di farci questa gita in Val Masino. Andiamo. Allora, noi partiamo da Monza, zona Monza, e sono circa 115 km, tempo di percorrenza intorno all'ora e mezza. Il tempo sembra bello. Allora amici, voi non ci crederete, ma nell'euforia di partire abbiamo sbagliato strada, abbiamo preso per Venezia. Niente, siamo rientrati, cioè siamo usciti adesso dalla tangenziale e stiamo andando a prendere la Valassina direzione Sondrio. Bello questo tratto della Valassina dopo Giussano, è stato tutto rifatto, asfaltato a nuovo, strisce appena fatte, direi ottimo lavoro e sicurezza. Amici, naturalmente io sono in viaggio insieme alla Cinzia, adesso non la riprendo perché sta riposando ed è meglio lasciarla tranquilla, però più tardi ve la faccio vedere. Guardate che bello! Eccoci qua, Val Masino, iniziamo a salire un po', quarto d'ora siamo arrivati.
ecco i paesaggi che si presentano a queste altitudini. Qui siamo sui 1000 metri. Ormai siamo quasi arrivati. Ed eccoci, Provinciale. arriviamo. È questo? Al camping Camping Sasso Remenno. Questo è l'ingresso. Dobbiamo fare un po' di attenzione. Ecco, tu Cinzia, controlla gli specchietti dall'altra parte. Va bene. Andiamo piano. Poi vai oltre il cancello. Dopo vediamo gli altri campi, sì. Tanto non dobbiamo fare carico. Ma è bene, sono Sarà un altro ingresso o altri bagni? Qui da quanto visto salendo, deve essere, diciamo, famoso per le arrampicate, perché ho visto ragazzi che facevano arrampicate sulla roccia. Ci siamo sistemati e questo è il panorama che abbiamo proprio di fronte. Il gruppo servizi. Facciamo una camminata? Niente, siamo usciti da subito dal campeggio e ci facciamo così, una passeggiata per vedere, iniziare a vedere cosa c'è nei dintorni, anche se adesso sta iniziando un po' a piovigginare, ma no problem. Questa è la ciclopedonale che è subito all'esterno del campeggio. Che costeggia un fiume. Pensate che oggi è anche un po' coperto. Posto incantevole. Adesso vediamo se domani riusciamo a farci un bel giretto qui intorno perché vogliamo esplorare tutta la zona. Per adesso camminatina a piedi. Vi faccio vedere il mio abbigliamento, anche quello di Cinzia. Sono freddo. Sì, ma non freddissimo, dai, si può fare, si può fare. Come vedete non siamo soli. Guarda, guarda.
Allora, noi siamo qua, Sasso di Remenno. E il camping è qua. E domani mattina verremo sicuramente di qua a fare questi sentieri. Oggi è un'uscita così, piccola uscita esplorativa. Ma siamo proprio in un altro mondo. Che bello. Ah beh, può essere. Ah sì. E questo che avete visto è il comune di San Martino. Valmasino.it, vedi, devi andare su quello lì, in pochino c'è la Valmasino.it. Allora amici, facciamo il punto della situazione. Domenica mattina siamo svegliati verso le 9, alle 10 siamo usciti, abbiamo preso il drone, dronatina di una mezz'oretta, e adesso partiamo e facciamo un sentiero di una ventina di minuti che ci porterà all'inizio della Val di Mello. Ci imbocchiamo adesso. E quindi direi ci aggiorniamo tra un po', tempo poco aperto, però noi si va lo stesso. Sto guardando, Cinzia. Cinzia è preoccupata per la mia incolumità. Allora amici, da quanto abbiamo visto c'erano due possibilità: prendere un cammino direttamente dal paese di San Martino, che vi porta appunto alla Val di Mello, oppure fare questo sentiero un po' più impervio e che diciamo si addentra un po' di più ed è nella natura, ed è probabilmente un sentiero preesistente, sicuramente un filo più impegnativo, ma devo dire, guardate, guardate che squarci. Tutto bene, Cinzia? Una volta arrivati un po' in quota, la strada diventa abbastanza pianeggiante. L'unica cosa che si sente è il rumore del fiume. Probabilmente c'è un piccolo sbalzo, perché qui il rumore è un po' più forte. Ad ogni modo, spettacolare.
veramente quando percorriamo questi posti entriamo in un altro mondo. La giudicate voi. Adesso sarà anche il caso che diamo via qualche giubbino perché inizia veramente a fare caldo. Guardate che bello, dopo neanche 10 minuti abbiamo trovato questo punto sosta, diciamo, dove magari mangiare un panino, riposarsi un attimo, e naturalmente riprendiamo. Sentiero di accesso, 10 minuti e si va. Allora amici, lungo la strada troverete il sentiero segnato da una cordicella bianca. Voi la seguite così non vi perdete. E poi accertatevi sempre ogni tanto di trovare questi segni, strisce bianche con la striscia rossa. Vi indicano che il sentiero è quello giusto. E non vi siete persi. Molto importante, mi raccomando, amici, questo è il panorama che si inizia a intravedere. Adesso siamo sbucati sulla strada che è presumibilmente quella che parte da San Martino, più semplice, per arrivare fino a qui. Essendo già le 11:50, io e la Cinzia abbiamo deciso di andare a Cascina Piana, il tempo stimato 50 minuti. In pausa pranzo volevo informarvi che per chi come noi sale così all'ultimo senza niente da mangiare, dopo il grande parcheggio che avete visto prima, c'è un campeggio e noi siamo qui, vedete, al tavolino. Siamo fatti, vi faccio vedere qui, un bel panino di segala con salame e formaggio. Una bella coca, una birretta e poi si riprende il viaggio. Guardate, questo è il campeggio.
E tra l'altro, se decidete di venire su al campeggio, basta mandare una mail al campeggio, vi risponde e la mostrate giù a San Martino. Non pagate nemmeno il pass, il costo per venire fin qui su. Allora, ci siamo rifocillati, riprendiamo e noi siamo qui. Adesso faremo questa strada per arrivare a Cascina Piana. Ci vorrà circa cinquantina di minuti, ma la strada sembra molto molto semplice. Qui lo scenario cambia, siamo in spazi più aperti. E come vedete la difficoltà è relativa.